ricordare a chi non lo sapesse che oltre ad essere assessore con l'ultima giunta, Mimmo Di Malfetta ha partecipato a ben 3 Olimpiadi. Sydney, sì, 4? 4, allora non avevo il curriculum. E si prepara 4. Per, ed è già pronto per Parigi. Per la prossima. Perché, tra l'altro, ecco perché dicevo, ammiro per l'agendina, non per l'agenda. Perché tra l'altro, oltre a essere assessore qui a Foggia, è consigliere nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera e dico con un pizzico di orgoglio, l'abbiamo visto su tutte le gare, su strade, su pista, la provincia di Foggia l'ha girata veramente tutta. Quindi quando si dice l'uomo giusto al posto giusto nel momento giusto. Esattamente. Mimmo Di Malfetta. E dopo questa presentazione uno che deve dire, è difficile, va bene, chiaramente i ringraziamenti sono stati già fatti, io vi posso dire una cosa soltanto e sono anche emozionato perché ero in studio perché c'è stata una diretta di questa manifestazione fatta da Mitico Channel che aveva 6 postazioni e sono arrivati messaggi dalla Norvegia, dalla Germania, dalla Francia, di nostri concittadini che hanno seguito questa gara. In tutti i messaggi c'era: che bella foto! Va bene, allora intanto che dire, ringraziare veramente tutti. Giulio l'ho già chiamato, è già venuto. C'è Giulio, che veramente siamo un gruppo unito, abbiamo detto, abbiamo fatto un sorteggio, è stato sorteggiato Lorenzo Frattarolo che ci ha rappresentato. Siete stati bravissimi tutti, chi ha corso, chi ha collaborato, e le tante forze in campo, questi marziani verdi come diceva Giulio, che veramente sono stati il cuore di questa manifestazione insieme ai nostri vigili urbani. Si è chiusa con una parte della città, però queste sono le manifestazioni. Io che faccio il consigliere nazionale e che quindi diciamo distribuiamo in Italia queste manifestazioni, la richiesta è enorme, sono tutte le città che le chiedono, perché c'è anche un ritorno economico, qui ci sono stati 1400 atleti, ricordo che ieri abbiamo avuto 1000 persone al campo sulle Ausiadi per la disabilità, ieri pomeriggio c'è stata una gara ciclistica, purtroppo il tempo non ha aiutato nella zona Asi, c'è stato un torneo interregionale di pugilato alla Taranto. Ragazzi, questa è la città che piace, questa è la città inclusiva. Possiamo dire tutti insieme? 1, 2, 3, Foggia!